Tre caratteristiche fondamentali di un batterista sono tecnica, timing e accordatura dello strumento. Oggi con questo video voglio farvi vedere come migliorare questi tre aspetti in maniera molto funzionale e pratica. Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastric Drums. Nel video di oggi, come avete visto, parliamo di batteria, ma va? Ho quindi chiesto a strumentimusicali.net di mandarmi alcune cose che adesso vedrete per aiutarmi durante il video. Quindi non voglio fare un video troppo, un intro troppo lungo, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito Gastric Drums e tutto quanto dove trovate i miei corsi eccetera eccetera eccetera. Mando la sigla, partiamo subito aprendo questo pacco e scoprendo il primo aspetto. Già sapete, ma scopriamo che cosa c'è qui dentro per aiutarci in questo primo aspetto. Sigla! Vediamo un po', partiamo dal low budget, pad. Allora ragazzi, il pad è fondamentale per un batterista per studiare la tecnica. Ce ne sono due in realtà di pad, low budget è quello che costa un po' di più, ma dopo vi spiego perché. Il pad è fondamentale perché un batterista, per poter studiare la tecnica, deve assolutamente usare questo, più che altro per studiare la tecnica e non fracassarsi le orecchie. Il pad è veramente super importante. Oggi voglio farvi vedere un esercizio che può essere utile sia prima di un concerto, sia come riscaldamento prima di studiare, sia in generale per aumentare la velocità e la potenza. Quindi monto questo pad Gretsch molto molto carino, mi è sempre piaciuto, l'ho sempre visto ma non l'ho mai provato, l'ho sempre solo visto in giro così eccetera eccetera. Quindi andiamo a montarlo e vi faccio vedere questo primo esercizio, che troverete ovviamente nel PDF sotto in descrizione. Sotto in descrizione troverete anche tutti i prodotti che vi faccio vedere oggi. Andiamo a montare il pad. Eccoci qua, pad montato, molto bello devo dire, molto bello come colore eccetera, anche come materiale è abbastanza duretto devo dire. Però una bella sensazione. Oggi voglio farvi vedere un video tanto semplice quanto importante e quanto, come si dice, funzionale alla tecnica. Quindi l'esercizio è singoli, doppi, paradiddle. Quindi singoli. Doppi. Paradiddle. Questi li dobbiamo mettere uno dopo l'altro e dobbiamo cercare di far sentire il meno possibile il cambio tra una diteggiatura e l'altra. Quindi scendiamo un po' di velocità e facciamolo. Quindi tiriamo un po' sulla velocità e facciamolo continuato. Allora, vi consiglio di non andare troppo su di velocità, perché sinceramente la cosa importante è che si risveglino i polsi. Per questo prima vi dicevo, utilizzatelo prima dei concerti, utilizzatelo come riscaldamento prima di cominciare a studiare o a suonare magari anche a casa, perché facendolo bello potente, soprattutto per quanto riguarda doppi colpi e paradiddle, avete la possibilità veramente di svegliare i polsi. Io dopo pochissimo tempo sento già i polsi che cominciano a lavorare e scaldarsi un po'. Quindi partite lenti, poi andate un po' su di velocità, ma non troppo. Quindi questo è l'esercizio, lo trovate nel PDF. E allora, questo pad abbastanza duro devo dire, quindi se cercate un feeling simile alla batteria assolutamente no. Soluzione low budget, perché adesso vado a prendere la soluzione un po' più alta di budget, ma che ci permette di fare una cosa molto interessante. Smonto questo, prendo l'altro, come acqua. Reflex di Zildjian, questo è un pad molto più piccolino, che però è quel pad che non rimbalza, cioè ha una superficie molto particolare che
è morbida e fa rimbalzare meno le bacchette, quindi ci può servire un sacco, soprattutto se siamo a livelli un po' più alti. Adesso io provo a metterlo qua, non so se sia il posto giusto, ma boh, ci proviamo. Sì, dai, secondo me ci sta. Non credo sia lo stand perfetto per questo pad, ma non fa niente, lo tengo lo stesso. Questo è un pad da tenere in realtà su un tavolo o su una superficie normale. La figata è che, mamma mia, non rimbalza niente. Poi arrivando dall'altro pad, ah, bisogna stare attenti con questo pad, bisogna stare attenti perché rimbalza veramente veramente poco. E facendo lo stesso esercizio di prima su questo pad che non rimbalza, date piano. Ok, ho dato anche un colpo al pad, avreste sentito tac, però questo bisogna starci attenti con questo pad, sicuramente serve tantissimo, cioè ci può veramente cambiare la vita per quanto riguarda i polsi. Ha due facce in realtà, adesso vediamo, capiamo anche il perché, probabilmente sono due facce completamente diverse. Questa rimbalza un po' meno, questa rimbalza tanto meno, quindi avete anche la possibilità, magari passando da un pad normale, di passare prima alla faccia dove c'è un po' meno rimbalzo, ma comunque un po' di rimbalzo c'è, e poi alla fine, mostro finale, passare alla faccia in cui il rimbalzo ce n'è pochissimo. Finché facciamo i singoli non è così un problema, cioè si sente ma non è così un problema. Quando andiamo a fare i doppi e dover utilizzare il rimbalzo, è un problema. Adesso, secondo aspetto fondamentale, timing. Allora, il timing è un aspetto per un batterista importantissimo. Per essere bravi batteristi bisogna andare a tempo, sia tenere il tempo giusto durante tutta una canzone, sia tenere il tempo giusto anche nelle minime parti, magari nei sedicesimi, gli ottavi dritti, farli bene, le terzine farle veramente a tempo. E per aiutarci col timing io ho deciso di prendere due fratelli, diciamo, uno low budget, l'altro meno low budget, diciamo, ma con funzioni in più, e cioè il Tama, quello low budget, è il Tama Rhythm Watch Mini. Questo in pratica, l'ho già montato, gli ho già messo anche le pile, è un metronomino super semplice che in pratica basta farlo partire schiacciando questo pulsante qui. È super semplice, in realtà ve lo faccio vedere così, veramente super 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 semplice come metronomino. Abbiamo il tap tempo, abbiamo la possibilità di andare su e giù come tempo e poi di farlo partire. Aumentiamo il volume. Possiamo cambiare suono e possiamo poi decidere ad esempio di andare in 5 quarti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Possiamo cambiare la metrica. Ottavi. Torniamo in 4 quarti. Sedicesimi. In questo modo possiamo abituarci anche magari se suoniamo tac tic ta ti pa tu pa tu pa. Questi sono i sedicesimi in levare, terzine, eccetera eccetera eccetera. Quindi questo mi stavo strozzando non so con che cosa. Questo è super utile, soprattutto un metronomo vero, diciamo, non da app, è molto utile e io spesso uso metronomi così normali. Questo poi in realtà stoppati nel momento in cui dobbiamo andare a studiare e soprattutto a suonare live, io mi trovo molto meglio con un metronomo vero fatto in questo modo. Si è spento? Tutto a posto, il video di oggi è un po' così, ci sono un po' di peripezie. Vi dicevo comunque che appunto preferisco un metronomo fisico, proprio in modo tale da poter maneggiare, da poter fare quello che voglio con il metronomo, senza dire non ho la batteria carica del cellulare, oppure lo devo tenere attaccato, oppure magari si blocca il cellulare e fa... No, metronomo fisico, anche super semplice come questo, e siamo a posto. Se però volete qualcosa in più rispetto a questo metronomino qua, che alla fine è carino, tiene il tempo, fa alcune cosette eccetera, ma volete qualcosa in più, allora bisogna passare al fratello maggiore. Eccolo qua,
Questo è il Tama Rhythm Watch grande, diciamo. Quindi questo ha molte possibilità in più. Facciamo così, lo monto, gli attacco l'alimentazione perché ha bisogno di alimentazione e poi ve lo faccio vedere così. Lo suoniamo anche un po' con la batteria, lo proviamo con la batteria. Ecco qua il Tama Rhythm Watch, l'ho montato, ho creato un tavolino un po' particolare con il pad che ho utilizzato prima di Gretsch. E allora, questo ha già la figata, come potete vedere qua, che qui sopra ha il filetto, quindi potete attaccarlo tranquillamente a un'asta, piatto, eccetera, lo ruotate e lui tiene di brutto. Questo, come vedete, ha tante funzionalità in più, a me piace molto perché se lo facciamo partire già capiamo che ha un po' di cose particolari. Adesso è messo a caso, l'ho proprio lasciato come era già impostato. Se noi andiamo a tirare tutto giù però, noi abbiamo una rotellina per ogni pulsazione in pratica. Quindi qui abbiamo i quarti e possiamo andare a decidere anche il volume direttamente di qua. Abbiamo gli ottavi che possiamo lasciare molto bassi oppure tirare su. Abbiamo le secondo e quarto sedicesimo e abbiamo terzine. Poi possiamo ovviamente andare a miscelare qualsiasi cosa, quindi ad esempio, allora, quarti al massimo, ottavi un po' più giù e sedicesimi appena appena. In questo modo noi possiamo avere questo e andare a suonare con il tempo bello preciso. Vedete, in questo modo io ho la possibilità di andare a suonare proprio sentendo tutti i sedicesimi e sentendo tutte le magagne che posso avere mentre suono. Io posso andare a fare anche delle cose veramente molto particolari. Forse così è troppo. Vedete, cose assurde che però appunto andare a suonare poi con un metronomo del genere e esercitarsi in questo modo è veramente super 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 utile. Pensate live, avere magari una ballad, qui abbiamo la possibilità di tirare giù il tempo, questo non è il cavalletto adatto per questo metronomo, tiriamo giù il tempo, facciamo partire e mentre stiamo suonando... ci accorgiamo che vorremmo qualcosa in più, magari siamo live, abbiamo una spinta che vorremmo tirare avanti, invece diciamo ok, adesso gli mettiamo, allora, anche mentre suoniamo questo, se abbiamo una cosa fisica, un metronomo fisico in questo modo, questo, gli mettiamo anche gli ottavi, così è un po' più semplice, e poi magari dopo andiamo a mettere i sedicesimi.
e in questo modo siamo a posto. Ovviamente qui ci sono tantissime funzioni, possiamo cambiare il sound, c'è la modalità mod, dove abbiamo la modalità practice, la modalità stage, in cui possiamo andare a impostarci un po' di metronomi in modo tale da avere un metronomo per ogni canzone impostato come vogliamo, ed è veramente una figata. Ovviamente c'è il tap tempo che noi possiamo andare a premere e lui ci dice la velocità. Quindi questo, per quanto riguarda i live, io lo consiglio tantissimo, perché abbiamo la possibilità subito di modificare delle cose se ci servono, e ragazzi, può essere veramente veramente fondamentale. Secondo me è un aiuto pazzesco che solo un metronomo come questo ci può dare. Infine, per quanto riguarda l'accordatura, due cose. Allora, anche qua, una un po' più semplice e economica, l'altra un pochettino più costosa e efficace, direi. Allora, questo dopo. Evans Drum Key come funziona? È molto semplice. In pratica abbiamo una rotellina da girare qua. La rotellina più è girata, più fa pressione, e nel momento in cui andiamo a accordare la nostra batteria, riusciamo a dare la stessa tensione a ogni vite. Quindi non è una questione di note, non è una questione di cose particolari, ma semplicemente riusciamo a tendere tutte le viti nello stesso modo, approssimativamente, perché poi non è perfetto, ma approssimativamente nello stesso modo. Dico non è perfetto nel senso è perfetto, ma comunque si basa su una questione meccanica. Quindi alla fine, se una vite magari è un po' più oliata, una vite un po' più arrugginita, ovviamente lui si basa sulla tensione, quindi bisogna farci un attimino attenzione. Però vi faccio vedere di base, facciamo il tom, che è quello sicuramente con l'accordatura diversa dagli altri. Funziona in questo modo. Allora, andiamo a ruotare la nostra rotellina di un giro completo più mezzo giro, quindi arriviamo fino a 5, e andiamo a tendere finché... No, sto tendendo troppo, quindi torniamo un po' più giù. Risvitiamo. Adesso ho messo un giro completo e poi mi sono fermato sul numero 3. Tic. 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 Finito, sentiamo. Questa è un'accordatura alta, quindi se io voglio ad esempio abbassare un po', vado un po' indietro con la mia rotellina e vado a un giro più 1, cioè mi fermo poi sull'1, e rifaccio la stessa cosa finché scatta. Non mi convince in pieno, perché probabilmente sotto devo andare a tenderlo anche in questo modo, ma tutto uguale. Quindi aumento di 1, perché sotto voglio sempre la pelle un po' più tesa rispetto a sopra, anzi aumentiamo di 2, andiamo a tenderlo anche sotto. Ok, quindi sicuramente molto meglio. Ovviamente poi la cosa che vi consiglio è quella di andare a fare un po' di esperimenti, quindi provare a girare la rotellina prima in un modo, poi nell'altro, eccetera eccetera. Io qui ho tenuto un giro completo più 1 sopra, un giro completo più 3 sotto, quindi la cosa è che in un secondo riuscite a accordare la batteria, perché se poi vi segnate i numeri, in questo caso io magari mi potrei segnare 1.1, 1.3 sotto, cioè un giro completo più 1, un giro completo più 3, e così se ve lo segnate per tutti, in un secondo riuscite di nuovo a trovare la vostra tensione, la tensione che vi piace per ogni pelle. L'altra possibilità invece è quella del TuneBot. Del TuneBot non farò un tutorial sul TuneBot, perché l'ho già fatto, però ve ne volevo parlare perché in realtà per me è stata una cosa sensazionale. Cioè io utilizzo il TuneBot ormai regolarmente da quando l'ho provato sul canale. Il TuneBot funziona in un modo completamente diverso, nel senso che per prima cosa, magari se gli mettete le pile potrebbe funzionare. Eccolo qua, questo è il TuneBot, basta accenderlo, è veramente super semplice. E poi questo funziona con le note, quindi avete anche un'applicazione da scaricare proprio della TuneBot che vi dice già quali sono le note che dovrete andare a cercare. Voi in pratica andate a premere su questo pulsante qua, se me lo mette a fuoco, grazie mille, andate a premere su questo pulsante
qua per capire se la nota va più in alto o più in basso, mentre tornando indietro voi andate a capire qual è la nota del vostro tom attuale. Quindi in pratica dovete andare a inserire il TuneBot, che ha questa pinzetta qua, sul vostro tom, andare a suonare le varie, con magari una bacchetta, vicino alle varie viti, non so se si vede dalla camera dall'alto, ma qui mi ha lasciato sempre 152 e quindi significa che prima abbiamo fatto un buon lavoro, perché le viti sono tirate tutte nello stesso modo. Quindi qui trovate la nota. Cliccando il tasto che vi ho detto prima, potete poi andare a farlo su tutte le altre note e lui vi dirà se dovrete tirare la pelle oppure mollare la pelle. Quindi questo qua appunto non vuole essere un video tutorial sul TuneBot, perché l'ho già fatto, ve lo lascio qui sotto in descrizione, così potete capire tutto quanto bene del TuneBot. Questo ve lo consiglio veramente, magari non tanto per quanto riguarda i live, perché volendo all'inizio live si potrebbe fare l'accordatura di tutta la batteria con questo e poi andare a suonare, ma ci vuole un pochettino di tempo, perché comunque è una cosa molto 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 precisa. Ve la consiglio principalmente ad esempio se in studio di registrazione, penso, in cui magari fate più giorni, avete bisogno sempre dello stesso identico suono della batteria. Con questo l'accordate sempre nello stesso identico modo, il mix rimarrà sempre identico, l'intonazione tutto uguale, ed è veramente una svolta. Io lo uso tantissimo, ad esempio se devo registrare i corsi e magari li registro in più giorni contemporaneamente, in cui vado a suonare la batteria tanto, quindi pian pianino si scorda, ogni tanto gli do una passata col TuneBot e la batteria rimane sempre identica, con la stessa identica, l'ho già detto identica, intonazione. Quindi questo super consigliato, molto professionale, ma super consigliato. Questo, dove è andato? Questo anche consigliato, più veloce come accordatura, e non è perfetta come quella del TuneBot, ma sicuramente ve lo consiglio, perché in 2 secondi la batteria suona comunque più o meno come l'avevate accordata prima. Quindi ottimi strumenti tutti e due. Quindi ragazzi, questi sono i 3 aspetti fondamentali per essere un bravo batterista. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi 3 aspetti e soprattutto scrivetemene un altro che secondo voi è fondamentale per un batterista. Quindi un 4° aspetto, una 4ª caratteristica, un 4° punto, pilastro, eccetera, fondamentale che deve avere assolutamente un batterista per essere un bravo batterista. Con questo io voglio ringraziare strumentimusicali.net per avermi mandato tutto quanto, per avermi dato la possibilità di fare questo video in cui facevo vedere questi aspetti fondamentali per un batterista. Vi ricordo che tutto quanto lo trovate, tutti i vari prodotti che ho provato oggi, li trovate qui sotto in descrizione, e sotto in descrizione trovate anche il PDF con il primissimo esercizio di tecnica che vi ho fatto vedere. Con questo ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, così almeno siamo sempre di più e riesco a portarvi sempre più cose interessanti sul canale, e basta. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!